A me vorremmo ringraziare anzitutto l'associazione perché nel corso degli anni ha sempre lavorato per valorizzare il centro storico, lo ha fatto con questa manifestazione che noi abbiamo litigato spesso in queste settimane, non tanto per i motivi logistici, ma soprattutto per spingerlo ad allungare il periodo dell'evento a più giorni possibile. Spero che nei prossimi anni ciò sarà possibile. Perché illuminare il centro storico, come diceva prima l'architetto, è fondamentale perché si fa conoscere i valori della nostra reale identità, del nostro centro storico, delle nostre bellezze. Noi combattiamo da anni ormai contro un inesorabile calo demografico, che è il vero male di queste comunità, che sono aree interne, diciamo, lontane dalle grandi città. Noi dobbiamo attrarre popolazione oltre che turisti, cioè noi dobbiamo attrarre persone che vogliono vivere in un contesto naturalistico, in un contesto bello, in un contesto storico, dove è possibile fare associazione, dove è possibile socializzare, dove è possibile favorire in tutti i modi gli scambi culturali. E questo, diciamo, Biblos l'ha fatto sempre in modo forte e noi l'abbiamo apprezzato e lo apprezzeremo ancora di più perché come ho già comunicato loro, il Comune li sosterrà e li sosterrà con forza, anche perché nel nostro bilancio di previsione, come ho più volte avuto occasione di dire, abbiamo stanziato ingenti somme per promuovere il territorio attraverso queste manifestazioni culturali, storiche, sportive. Per la prima volta l'ente ha 120.000 euro l'anno da spendere per promuovere queste iniziative. È vero che ci sono tante emergenze, tante difficoltà nella città, anche nell'ordinario, ma non bisogna mai dimenticare che far conoscere la nostra città fuori, far riscoprire la vera identità della nostra città, le vere bellezze della nostra città, ci portano poi a un risultato di lungo periodo, ovvero contrastare il calo demografico. Sul centro storico noi abbiamo tutta la nostra attenzione, abbiamo coinvolto l'associazione anche nel progetto, almeno nell'illustrazione del progetto di valorizzazione del Palazzo Ducale, dove è in corso, diciamo, l'istruttoria, speriamo ci sia un favorevole accoglimento per un progetto rilevante, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del Ministero del Sud, che prevede la ristrutturazione del Palazzo Ducale, della, ex stalla adiacente, del Mascagni e anche delle strade di collegamento tra Palazzo Ducale, e, diciamo, il Mascagni, quindi con il rifacimento anche di tutta la viabilità. Largo San Domenico per noi sta diventando un luogo importantissimo come centro culturale, quindi stiamo spostando la biblioteca lì, stiamo tentando in tutti i modi di valorizzare anche attraverso eventi che poi l'assessore illustrerà nelle prossime settimane che terremo a settembre con l'aiuto dell'associazione Biblos, proprio per rafforzare la nostra identità e per valorizzarla. In ultimo, ci tengo a rinnovare il mio invito ad estendere questo evento a più giorni possibili, senza spaventarsi, ovviamente della fatica purtroppo non si può alleviare, però dal punto di vista economico si riescono a trovare soluzioni e soprattutto dobbiamo coinvolgere, come ha giustamente detto Gianfrancesco prima, anche un altro quartiere storico della nostra città, che è la Vallata, che merita la nostra massima attenzione e che con l'associazione Biblos, spero, a settembre sarà anche lei oggetto di un intervento allargato di valorizzazione della nostra identità che si differenzia proprio nei quartieri in base alle tradizioni e alla storicità. Quindi rinnovo il mio ringraziamento anche a te, che comunque con l'associazione sta dando impulso, diciamo, e sta coinvolgendo i giovani, che è fondamentale. Spero che Gianfrancesco e tutta la sua squadra rimanga in sella il più tempo possibile, però diciamo come eredi naturali vi ci vedo anche io, quindi di fatto la collaborazione è da favorire in tutti i modi. Comunque, grazie a tutti e grazie a te Grazie, Gianfrancesco per l'invito. grazie mille.